Cussus aso ducolo viaterem discevuta. Non si parte da un difetto di origine, ma si parte dalla salute, cioè che non c'è nulla da riparare, c'è un lavoro da fare per preservare quell'iniziale partenza buona. Il tentativo di eliminare la sofferenza è ultimamente un tentativo disumano, perché non è vero che si possa eliminare. L'unica risposta che si può dare a questo fatto è ridargli un senso. In precedenza ho caratterizzato il diritto, ancora insufficientemente, ma paragonandolo ai posti intorno a un tavolo per ospiti, commensali. I sedili sono dei posti, il diritto prepara dei posti. Il posto non sostituisce la mia persona, dovrei anzi dire di più. Anzi, è qualcosa di un'importanza massima. Il diritto non predica la mia persona, non dà un predicato sulla mia persona, non dice chi sono. E guai se lo facesse. Semplicemente mi prepara al posto. Poi, se convitato, sarò io a sedermi al posto. Nessuno mi deve predicare. Guarda caso, tutta la storia umana consiste nel fatto che noi veniamo predicati. Sto anche usando questo sostantivo così importante per la logica. Io non sono il predicato di nessuno. Predicato quanto a me. E schiavo sono la stessa cosa. Se predicato da qualcuno, io sono un servo. In precedenza avevo anche detto una sagoma. Perché do tanta importanza alla sagoma? La sagoma è ancora peggio del servo. Perché ai tempi in cui c'era la schiavitù, solo un padrone stupido avrebbe ucciso un servo. Perché serve la forza lavoro e l'aveva pagato anche tanto. Quindi un padrone appena appena, schiavista quanto si vuole, magari crudele, ma l'ultima cosa che farà sarà di uccidere il suo schiavo. Butta via i soldi, anche se non importa niente dell'umanità dello schiavo, in ogni caso butta via i soldi che quello schiavo vale. Per la sagoma è peggio. Per l'uomo di paglia è peggio che lo schiavo. Perché uno sagoma è soltanto un bersaglio al quale tirare. Sto mostrando la guerra come l'estremo opposto del diritto. In guerra, immaginiamoci uno schema bellico semplificato al massimo, una trincea lì e una trincea là. Quelli di una trincea sono solo delle sagome, per quelli dell'altra trincea sono solo delle paglie, degli uomini di paglia, non sono altro, molto meno che schiavi. Nessun padrone si metterebbe a fare il tiro al bersaglio ai suoi schiavi, che siano quelli delle piantagioni sudamericane dell'Ottocento o altro. Quindi attenzione a considerare la condizione di servitù come la condizione peggiore che possa capitare a un essere umano. C'è di peggio, è la sagoma. Il diritto è quello che ci toglie fuori dallo stato di sagoma. Un po' più coltamente potrei dire
che il diritto è quello che intima la celebre frase inglese del 300, del 1300, che era habeas corpus. Habeas corpus voleva dire fa passare quell'uomo allo stato di uomo di diritto, di soggetto di una realtà sociale, per esempio soggetto di uno stato. Il mio paragone con il posto è una configurazione, credo, integrale della realtà, perché per un verso il prendere posto, nel mio esempio a tavola, ma questo vale per tutto, vale per le piazze, vale per i ristoranti, vale per il metro, vale per l'aereo, vale per i convegni, vale per tutti i luoghi che fanno, in virtù del diritto, che fanno posto a qualcuno. In virtù, cioè grazia, come conseguenza di, come conseguenza del fatto che mi è fatto posto. E non perché qualcuno è gentile, non anzitutto perché qualcuno è gentile verso di me. Da quel posto io accedo a ciò che è realtà. Nel caso del commensale è la realtà della cucina che è stata preparata. Però è anche una realtà più vasta, è la realtà dei commensali, conversazione, conoscenza, conseguenze che conseguono al fatto di avere fatto conoscenza con tante persone, e tutti sanno cosa vuol dire conoscere qualcuno. Dunque il diritto rappresentato sotto la luce del posto, del fare posto, è introduzione alla realtà. Quante volte fin da ragazzo ho sentito parlare dell'educazione come introduzione alla realtà? Un momento! Ci sono tanti modi di introdurre la realtà e ormai li rifiuto tutti. Non voglio che mi facciano conoscere la realtà attraverso una teoria, delle molte teorie. Ma per la stessa e opposta ragione per cui non voglio che mi si dica: ah, ragazzo mio, apri la finestra e guarda la realtà. Che stupidaggine! Il diritto, esemplificato come posto, fare posto, fare posto legittimo per tutti, prende la realtà per l'altro e l'unico suo altro aspetto. Se mi è fatto posto, io sono realtà. È la mia realtà che è affermata, legittimata, proposta. Vorrei completare ciò che dicevo usando la parola presentazione. Il posto che mi è stato fatto mi presenta, per esempio ai commensali o a tutti coloro che sanno che sono stato presente in quel posto. Ho impiegato anni a capire l'importanza della parola presentazione, che è quella che si verifica nel caso più comune, ma che noi sottovalutiamo. Siamo in tre in un posto, in una stanza, e io presento una delle altre due persone all'altra. Ho compiuto un atto sovrano, ho fatto passare uno dei due dalla sagoma pur esistente, la sagoma esiste. Ho fatto passare la persona da me presentata alla realtà, perché dopo la presentazione la persona presentata è accresciuta dal fatto che io sto garantendo per lei che da quel momento quell'altra persona potrà fidarsi di lei. Sto dicendo che appartiene alla mia medesima società.
alcuni hanno capito che sarebbero disposti a pagare cifre con molti zeri pur di essere presentati, come si dice, alle persone giuste. Ebbene, il diritto presenta.